Gandiana,
ammazzavano gli indiani, lui diceva di fare pace. E io ricordo ancora che l'unico paese che ha veramente assaggiato libertà su questa terra è stata l'America, perché hanno dovuto i massoni che ha sempre controllato questo mondo per portare pecore in America, perché dovevano creare un nuovo mondo, no? Hanno detto: come possiamo attirarli questi, perché non c'è altro modo qua? Dobbiamo dirgli che qui da noi, voi bambini, gestite voi la casa senza la presenza dell'adulto, del genitore. Così hanno detto. E hanno creato effettivamente uno stato dove addirittura trattavano i cittadini come esseri adulti, dandogli anche la possibilità di difendersi dal governo che se mai un domani dovesse diventare dittatura, loro hanno i mezzi per toglierlo dai coglioni. Però l'uomo, che è fallato in testa purtroppo, ha optato invece per la libertà, ha optato per la sicurezza che gli offre lo Stato, che ti paga tutto e ti offre tutto gratis, no? E ci sono cascati. Ma loro già all'inizio, infatti questo lo chiamano the great experiment, il grande esperimento, questo di portare tutte queste pecore qua, e hanno detto: ma proviamo a farlo questa cosa, perché se tante volte le pecore riescono a meritarsi la libertà, va bene, lasciamole libere. Sarebbe comunque stato un cambiamento dal mondo con il re, che loro, come vedremo adesso, loro comunque vogliono abbattere il vecchio mondo per creare un altro, non più con re e monarchie eccetera eccetera, ma un mondo dove praticamente c'è dove, che come concetto non sarebbe nemmeno male, no? Se l'uomo fosse adulto, nel senso dove tutti noi siamo uniti e non combattiamo più l'uno con l'altro. Però il problema è che non siamo a quel livello ancora, purtroppo ragazzi, purtroppo non lo siamo. E anch'io sarei per volemos e bene tutti quanti, però non è possibile purtroppo allo stato attuale della consapevolezza, coscienza dell'uomo. Quindi quindi io so, prima di partire a fare qualsiasi ricerca, so che qualsiasi gruppo che esiste in questo stato mentale dell'uomo oggi è una trappola, purtroppo. Non ci stanno cazzi. L'unico stato, ripeto, che ha avuto la libertà è stato per pochi anni l'America. Adesso piano piano gli stanno levando tutto, anche a loro che hanno le armi. Sono completamente disorganizzati, rincoglioniti, non si sanno organizzare. Ormai il cancro ha preso il sopravvento anche lì. E quindi, ma noi qua che non abbiamo un cazzo per difenderci, noi siamo già morti, ma non ce ne siamo accorti però. Questo è il problema, che la gente ancora pensa che con questi gruppi qua, che sono tutte trappole, se si potrà mai arrivare da qualche parte. Ok, fatta questa premessa, ecco, loro dicono provocazione con la disobbedienza civile, certo, ma mo vediamo come fanno la disobbedienza civile questi. Vediamo che sono stati promossi anche da TG5, un po' come è stato promosso il mio grande guru, profeta Eliseo, promossi al TG5, il servizio per loro, dove fanno vedere: guarda che fanno questi cattivoni qua. Perché loro cosa vogliono fare, ragazzi? Ordine dal caos, no? È il loro motto, di chi ci controlla. Loro creano il caos. Questi qua vanno in giro, imbrattano, scrivono, come vive per vendetta, no? Che vedremo che ha molto significato anche quel film. Ok. Insomma, qui che fanno vedere che, ecco, anche la maschera di vive per vendetta, qui farò vedere, insomma, che li hanno presi, hanno catturato, hanno preso queste cose che secondo me è tutta roba che loro stessi del sistema mettono lì, perché loro stessi hanno creato, come hanno loro stessi hanno creato l'ISIS e tutta quella roba là, loro stessi creano anche i cosiddetti terroristi, devono creare il problema per portare una soluzione, no? Questi creano questi, così un sacco di pecore vanno e fanno casino anche. Oppure se il popolo fosse intelligente e non andasse dietro a questi gruppi, loro creerebbero loro
non c'è, ecco qua, questi imbrattano per strada così, fanno il casino che serve per poi giustificare l'adulto, l'intervento dell'adulto, no? Ecco, siamo su tutti i TG nazionali e guarda caso, no? Che te stanno a fare, cioè, tu che sei stato, che fai, promuovi il terrorista, così inciti altre persone a fare la stessa cosa. Sarebbe un po' stupido, no? Se tu, non, se tu vuoi che una cosa sparisca, non la fai vedere nemmeno. Prego, sveglia. Allora, e loro dicono qua, tutti i mainstream già hanno parlato di noi, tranne i BioBlue e i vari altri amici loro sempre. Effettivamente noi siamo il vero pericolo. Ecco, dicono loro qua in questo cazzo di video. Togliamo sta merda. Vediamo questa citazione che hanno queste qua nel gruppo. Questa io, come ho detto, non mandava niente a nato. Allora, vediamo questa cosa senza sto perdere tempo, no? Viveri, venivi, vero, bla 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 bla, questa robaccia qua. Vediamo cos'è. Cioè, questa è una citazione che loro mettono sotto il logo. Quella citazione, viveri universum vivus vici, attraverso la forza della verità, durante la vita ho conquistato l'universo. Certo, loro si credono Dio. Questa è una citazione di Satana in persona. Io non credo in Satana, ragazzi, però. Se ci possa mai essere stato un reincarnamento così, una manifestazione carnale di Satana su questa terra, è stato Aleister Crowley. Ecco, ci arriviamo piano piano. E qui anche queste V, vediamo qua, hanno significato tutto. Allora, questo è il libro dove è uscito quella citazione che loro pensano di aver preso da V per Vendetta, ma in realtà è una citazione di Aleister Crowley. Ma non è che non si sono sbagliati, ragazzi, perché chi crea questa roba qua lo crea con quello spirito là, questo casino, perché poi offrirà la soluzione dopo. Mi dispiace, ragazzi, a me mi dispiace. Ma sai quanto sarebbe bello pure per me che tutto questo schifo finisse? Ma io sto facendo questi video perché so che sono tutte trappole, purtroppo. Non siete adulti, non capite il problema ancora. Il problema è dentro l'uomo. Dentro l'uomo, all'uomo viene più facile fare la cosa, il male piuttosto che il bene. Come per fare un'opera d'arte ci vuole, io per esempio quando creavo musica, quando dovevo creare una musica a volo, veniva una cagata. Quando ci mettevo lì, veniva qualcosa di più bello. La stessa cosa con un quadro, la stessa cosa con una poesia. Se tu ti ci metti là e dedichi tempo, allo stesso modo anche l'uomo, per fare, per essere buono, deve, per esempio, il tuo istinto ti dice, ma lo manda a fanculo questo, questa persona che mi sta sul cazzo. Invece no, è più difficile invece cercare di tenere questa parte cattiva di te che vuole mandare subito le cose, vuole rompere, no? Vuole distruggere, vuole male, perché viene più facile il male, no? Piuttosto che fare bene, no? E quindi è questa la cosa che dicono anche le filosofie orientali, che io non promuovo, che dicono insomma che devi controllare questo tuo animale, uomo, il cervello che vuole fare l'animale, altrimenti ti fa fare quello che vuole lui. Questo è il libro di Aleister Crowley, Satana in persona, dove loro, questo gruppo di ribelli, hanno preso la citazione che scrivono sotto al gruppo. Qui vediamo anche V qua, scusate il rumore perché devo parlare così, non c'è altro modo, vicino al microfono. E questo è Satana in persona, vi presento Satana, lui adesso è collegato anche con l'Italia perché adesso vedremo. Fai quello che vuoi, cioè praticamente come ho spiegato a quest'altra persona, immaginiamo che noi siamo in un campo, dobbiamo giocare con dei pezzi di merda a calcio, una squadra che è fatta da pezzi di merda, che non sa giocare, però sono bravissimi a fare i falli e vincono con i falli. Loro
dicendoci che possiamo fare la legge, l'unica legge che ci deve essere, deve essere questa: do what thou wilt, fai quello che vuoi. Chi ci controlla, che sono bestie, che non lavorano, sono alle nostre spalle, dicono a noi che conviene vivere la vita senza questo arbitro che sarebbe Dio, no? Che ci dice: ah no, questo non lo puoi fare, perché altrimenti, ragazzi, questo che stanno facendo loro con noi, non ci sarebbero scuse moralmente parlando per giustificarlo all'arbitro. È come se adesso loro ci stanno proprio entrando, rompendo i piedi, proprio letteralmente. E se ci fosse un arbitro, li fermerebbe questi stronzi, ma loro non credono in Dio, non credono in questo arbitro che fermi, che faccia, ci faccia fare questa vita in modo più giusto, no? No, loro non credono in questo. E ci dicono: ma guarda, ci conviene giocare questa partita senza arbitro. Perché certo. È come se qualcuno che per dire, mettiamo il caso che che ne so, facciamo una competizione con un'altra squadra, no? E loro decidono, loro sono tutti alti, voi siete un po' bassi, e loro dicono: dobbiamo vincere questa coppa quest'anno, che cazzo ne so, e però dobbiamo scegliere a che gioco giocare. Loro dicono: giochiamo a basket. E no, a te, pecorella, non ti conviene giocare a basket perché loro vincono. Allo stesso modo, loro ti stanno dicendo: giochiamo a chi è più forte, ma loro vincono con te, pecorella, perché hanno i denti appuntiti. Quindi non ti conviene non credere in Dio, pecorella, non credere nell'arbitro. Vabbè, queste sono cose un po'. Ora, andiamo avanti, così qui vediamo il malato di mente, schizzato di mente totale, che violentava anche bambini. Infatti è stato cacciato dall'Italia da Mussolini perché violentava bambini, faceva le peggio schifezze. In Sicilia aveva uno che si era preso una villetta lì e faceva le peggio schifezze con altri malati di mente come lui. Qui vediamo come anche i cantanti mettono nelle magliette la citazione di Aleister Crowley, che praticamente dice: fai quello che cazzo vuoi. Beh, dobbiamo capire, ragazzi, che i film che farò vedere, i cantanti, tutto questa roba qua sono usciti da chi ci controlla, ragazzi. Guarda come si è firmato qua. No comment. Questo è il nome suo. Questo è il malato di mente. Schizzato, ricco, magari, capito? Che andava, violentava, comprava bambini poveri in Italia e li violentava. Questa è la gente che loro citavano, quelli del gruppo. Io avrei anche audio da fargli sentire di questi clown. Mi fanno vomità. Mi fanno vomità perché stanno lì a fare tutti i fighi là su come poter vincere il sistema. Che cazzo vuoi vincere che non credi in Dio? Credere in Dio significa capire che sei un coglione, sei zozzo. La tua zozzeria permette ai potenti di proliferare. La nostra immoralità alimenta questo schifo. Però noi ci crediamo buoni, non lo capiamo questo che stiamo alimentando. E tu, se non capisci, se non trovi Dio che ti faccia vedere che questa tua immoralità è connessa poi con la schiavitù che stai vivendo, perché una persona immorale non gliene frega niente, dice: ma sì, ma che cazzo mi frega, sì, prendo il veleno, ma che cazzo mi frega, dai, che sti cazzi che muoio. Stai in uno stato del genere, perché gli hanno detto che finisce tutto. Finisce tutto, diciamo, mo mi diverto. Allora, la canzone di John Lennon, no, dice anche: immagina un mondo senza Dio, senza religione. Dice lui: immagina un mondo dove saremo tutto uno, cioè nuovo ordine mondiale. Tutti questi cantanti, ma adesso vediamo anche The Beatles, anche quando erano i Beatles. Sì, anche lui era un fan, ovviamente anche i Beatles l'avevano messo, Aleister Crowley, in copertina. Allora, vediamo. Infatti questa è la copertina dei Beatles, Sandpaper, come cazzo si chiama sto album? Clap Band, insomma, famosissimo album dei Beatles, dove mettono al numero 2 di questi personaggi inquietanti. Questi sono i clown
cosa, adesso vedremo. Fra gli altri, vediamo, fra gli altri c'è anche Gandhi qua, lo sai, Pecorella. Che se riesco a trovarlo al volo, ragazzi, Gandhi qua sarebbe top. Però vi posso garantire, perché io sono andato a vedere la lista, e tra l'altro c'è anche il cazzo di Marx qua, che è lì dove stiamo andando, no? Il comunismo significa potere a poche persone. Io ho vissuto in comunismo, Pecorella. Insomma, da qualche parte qua c'è anche Gandhi, no? Che lui del gruppo promuove. Ecco qua. C'è una lista su Wikipedia che te dice tutti i nomi di quelli che stanno là nell'album dei Beatles. E uno di questi è Gandhi, che era lo stesso che il gandhismo, no? Cioè il non fare niente. Io non credo nella cosa pacifica, ragazzi. Questa gente che sta facendo questo a noi non si fermerà mai in modo pacifico. Io so anche lo stato mentale della gente oggi, che difenderebbe anche per una caramella. E quindi non credo nemmeno, e non incito a nessuno a fare. Non siamo adulti per difenderci come si deve. E quindi quello che faccio è, quando verrà il mio tempo, cercherò di difendermi come posso. E poi finirà questa vita. Se avrò la possibilità, mi uccido prima che mi ammazzano, così non devo subire le loro torture. Fine. Ma se vabbè, basta così. Insomma, Gandhi nell'album dei satanisti, come ho detto, c'è anche Karl Marx tra tutti quei famosi là. Allora, lui veniva anche chiamato la bestia, lo chiamavano, perché era proprio veramente zozzissimo. Adesso vedrete. Guardate che cazzo di mostro che era. Questo qua violentava bambini. Violentava capre, perché capra, vabbè, adesso vedremo. Queste le due V qua di un altro satanista, perché queste cose hanno significato, ragazzi. Allora, questa è una citazione di Crowley. Allora, al diavolo il cristianesimo, il razionalismo, il buddismo, tutto il legname dei secoli. Positivo e primordiale, magic, magia, per nome, e, non quest e con questo mi edificherò un nuovo cielo, cioè senza Dio, e una nuova terra, un nuovo ordine mondiale. Non voglio la tua debole approvazione o il tuo debole disprezzo, voglio blasfemia, omicidio, stupro, rivoluzione. Loro vogliono la rivoluzione, ragazzi, perché dopo una rivoluzione c'è sempre una messa in ordine. La rivoluzione, anche quella francese, per dire, è sempre stata controllata dall'alto. Hanno fatto saltare la testa a qualche re, per poi far credere alla gente che votando si sono liberati. Beh, abbiamo visto come ci siamo liberati. Qualsiasi cosa buona o cattiva, ma forte. Insomma, questo è il mondo che stanno creando loro. Questa è la citazione in inglese. Allora, Benito Mussolini, quando seppe delle sue attività schifose nel 1923, aprile, in Sicilia, ha detto di cacciarlo questo, perché non era veramente, stava facendo notizie, la voce si era sparsa che lui faceva le peggio schifezze là, in questa villa in Sicilia. Ecco, qui dice che faceva sesso con una capra che rappresenta il diavolo, cazzi vari qua. Ecco, faceva giocare i bambini lì mentre loro scopavano uno con l'altro e facevano i loro riti. A volte andava a Palermo per prendere in affitto i ragazzi e comprare droghe. Alla fine lui era anche un fatto, come si dice, dipendente da eroina, che praticamente ha cominciato anche a creargli problemi col naso e decreto, stava sempre a sniffare, il malato demente. E qui vediamo che lui è l'inventore di questa V. Infatti questa V ce l'hanno messo al culo anche a noi gli albanesi. Tutti gli albanesi, come ho fatto vedere in altri video, andavano in giro quando è crollato il comunismo, tutti
sta V così che significa vittoria, in realtà ce l'hanno messa al culo. E questa V, insomma, è vittoria per loro in alto, ma non per noi. Qui c'è un libro che associa lui con Hitler, Crowley con Hitler, perché certo anche questo schizzato qua era influenzato dallo stesso spirito, diciamo, no? E qui possiamo vedere, no, le due V qua, no? Che rappresentano anche as above, so below, come in alto, così anche in basso, no? Il checkerboard, cioè il bianco e nero, i due opposti, no? Che loro sono in grado di controllare, no? Uomo, donna e tutto quanto. Qui vediamo che l'autore del film, che in realtà era un libro, era un satanista del film V per Vendetta, e questo qua, Moore si chiama. E praticamente era un grande fan di Crowley. Vediamo anche la posizione delle mani, perché anche quella qui non si vede, che ho tagliato male purtroppo, però lui sta facendo la solita, come fa, no, questi mostri ovunque. Qui dice in uno dei suoi bellissimi scritti, il vomito qua diceva: con la mia testa da falco andrò a cavare gli occhi di Gesù appeso lì su quella croce. Lui insegnava anche che le bambine che dovevano violentare e disassemblare, cioè fare a pezzi, dovevano essere vergini. Questa è tutta roba che lui ha scritto, e faceva, ragazzi. Guarda che mostro che era. Ora andiamo all'origine del film, perché il film è nato da un libro, dal fumetto, che alla fine era un libro che ha scritto quel Moore, che faceva vedere con le mani così, no? Che era satanista, perché era stato influenzato da Crowley. Allora, wants him to murder somebody of him. Ok, come sappiamo nel film, no, c'è Eve, qualcosa del genere si chiama, no? E V, che sarebbe quello con la maschera, no? E V dice alla ragazza: quando tu vuoi che io uccida qualcuno, prendi una rosa in mano. La rosa è qualcosa che si ripete con tutti questi gruppi, no? Lo stiamo vedendo. Perché è molto significativo. La rosa ha 5 petali che si ripetono così all'infinito, all'infinito, insomma, cioè, sono 5 petali che si incrociano e creano questa bellissima forma. Però siccome sto 5 è anche il pentagramma e cazzi vari, per loro è importante e lo usano. Infatti c'è anche l'ordine dei Rosa Croce, no? Insomma, qui The New York Times dice: ammazza, hanno fatto un eroe, un terrorista, perché lui brucia, fa esplode, ammazza, fa. Qui ad un certo punto il personaggio, quello con la maschera, si presenta come diavolo proprio e cita i Rolling Stones, dicendo, come nel famoso album loro, no? Sympathy for the Devil, dice: please, si sta presentando a uno qua: please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. Con le corna qua. I am the devil and I come to do the devil's work. Adesso, ma adesso entriamo bene nella cosa. Il personaggio si chiama Eva, tradotto in italiano. È questa qua, no? E ovviamente infatti, amica mia, purtroppo io non c'ho nessun odio contro di te, anche se è successo quello che è successo tra di noi. Ci siamo chiariti, dai, spero. Anche se, insomma, riesco a vivere anche senza, insomma, di te, però comunque sia, mi dispiace, non vorrei, non è mai mia intenzione fare male a nessuno, assolutamente. Però mi dispiace perché tu comunque ti sei convidata con me, basta, non diciamo più, basta. Allora, qui la Bibbia va letta purtroppo, perché chi se tu non
insomma, se vai nella fonte originale, non tradotto da questi mostri, interpretato da questi mostri, dovedrai, insomma, la verità sta scritta lì. Comunque sia, ecco come nei film spesso mettono nomi di personaggi della Bibbia. Lei si chiama Eve, il cattivone qua che era il Big Brother lì nel film, si chiamava Adam. E lo scopo del film era come far fuori le religioni, che è quello che loro stanno facendo, no? Loro vogliono far fuori tutte le religioni attuali, perché comunque sia, anche i cattolici, per dire, no? Hanno comunque dei limiti, mettono dei limiti all'uomo, limiti nel senso di frenare, non fai come cazzo te pare, no? E comunque queste cose non vanno bene, beh, per chi vuole creare un'unica pecora, diciamo, un unico modo di pensare per tutti, che alla fine, insomma, il mondo è bello perché è vario, si dice, no? Perché se loro vogliono fare tutta una cosa grigia, robot obbedienti, alla fine non ci sarà più vita. Alla fine noi ci divertiamo, ridiamo uno con l'altro perché c'è diversità. Per me è divertente anche se ci sono persone, anche tu, persone che non posso dire il nome, se sei stato comunque divertente, anche se cioè, mi hai dato, nella tua diversità mi hai dato comunque. È stato potente questi 2 giorni che mi hai ispirato per fare 2 video, così. E questa è la bellezza della vita, la diversità alla fine. E ci vorrebbe un modo di lasciarci capire le cose, però rispettando l'un l'altro, cioè lasciare le diversità, però con la regola di rispettare l'altro e addirittura rispettarlo anche se ha un'opinione diversa dalla tua, finché non ti tocca fisicamente, non tocca la tua proprietà, non tocca la tua persona, no? Il tuo corpo, la tua vita. Non c'è niente di male, possiamo anche tutti pensarla come vogliamo, basta che rimane lì quel pensiero, diciamo, non ti intrometti e mi forzi a vederla come vuoi tu, il mondo, che è quello che stanno facendo questi con noi. Ok, allora quindi loro devono, e infatti anche nel film qua, perché ogni film viene usato per preprogrammare la gente, anche qui c'è il famoso V, che non posso dire qua, che il governo ha rilasciato, che ha causato la morte di tante persone. La stessa cosa, ragazzi, questo è un film di tanti anni fa, che stava preprogrammando la gente. Hai capito? Loro, allo stesso modo, questi clown qua che adesso faccio sentire qualche pezzo, dicono che, e questi sono i clown del gruppo. Un simbolo è fortissima, tant'è vero che reagite così, vi fate dei problemi per il simbolo proprio perché dice quello che deve dire, dice che siamo incazzati e vogliamo rivendicare il nostro diritto ad essere liberi. Il simbolo fa esattamente quello per cui è nato ed è stato scelto, trasmette esattamente questa voglia di rivendicare i nostri diritti. Ok, pecorella, insomma, parliamo di matti del genere. A un certo punto la voce, tipo, a me ogni cosa che viene fatta senza faccia, nome, cognome e convinzione, coraggio di esporre quello che pensi, puzza, ragazzi, perché quella persona dietro la maschera potrebbe essere anche chi ci controlla, pecorella. Dobbiamo avere le palle di dire quello che pensiamo senza maschere, apertamente, nome, cognome. Sto parlando ai bambini, purtroppo. Ecco, siamo alla fine di tutto questo. Insomma, tutti si annoiato, me ne frega un cazzo, insomma. Cazzo stavo qua. Il V, no? A proposito, quindi loro, sti clown qua, dicono che ovviamente credono al V, che finisce con la S. Credono in quello. Però dicono che è stato gestito male la situazione. Questo è un classico, ragazzi, l'ho sempre detto, ogni opposizione controllata non mette mai in dubbio la teoria che noi ci trasmettiamo in V, semplicemente vivendo. Pensa che coglione chi ci ha creato, ha messo nel sistema un qualcosa che distrugge l'umanità così, come se niente fosse. Mentre i cani e altri animali leccano per terra, fanno di tutto. Ma lasciamo perdere.
chiaro di così, io non so che di più chiaro di così. Questa è un'altra citazione del matto, del malato demente, che dice che voglio distruggere le loro religioni e loro dio. Insomma, questo effettivamente questo è una cosa che loro devono fare. Io, sinceramente, ragazzi, voi che siete senza Dio state completamente persi perché andate da una trappola all'altra. Loro, infatti, qua lo dicono, gli unici che loro sono preoccupati a cancellare sono le religioni. Che poi, insomma, chi crede in Dio potrebbe essere effettivamente un pericolo per loro, perché se tu dici che mi puoi ammazzare, ma io credo in un'altra vita, è come se, ho spiegato a questa persona, immagina per esempio, avete mai visto video dove degli animali, una mamma di un animale protegge senza paura da un serpente, per dire, i piccoli, senza problemi, e riesce a cacciarlo? Immaginate se la stessa forza e coraggio ce l'avesse l'uomo. Infatti l'animale non pensa che non ci sarà più in futuro, non pensa, sta nel presente l'animale, no? Immaginate se l'uomo, con un prick del cervello, che potrebbe essere credere in Dio, per dire, mettiamo che tu non credi veramente che esista un Dio, però se tu ti metti in testa che c'è, tu diventi come quell'animale là. Non sarà possibile per nessuna bestia controllarti, perché tu moriresti piuttosto di difendere la libertà. Moriresti e non ci sarebbero i mostri, ragazzi. Però loro ci hanno messo in testa che finito questo, finisce tutto. E tu stai cercando in tutti i modi di goderti questa roba che però ti lega a tante catene, amicizie, credi. In questa materialità, quelle sono tutte catene che ti tengono, purtroppo. E tu dirai: qual è la tua opzione? La mia opzione è accettare che prima o poi tutto questo finirà. Però, se l'ho vissuto senza paura tutta la mia vita, beh, per me tutto di guadagnato. Però, se a voi sta bene vivere nel terrore e nel leccare culi, avere queste catene con persone, con modi di pensare, altre cose, fate voi, fatevi i vostri idoli. Uomini, va benissimo così. Qui ovviamente nel film lei, Eve, viene tipo violentata da un prete. Tutto questo loro le accentuano apposta, ragazzi, perché devono far fuori tutte le religioni. Non dico, infatti, quelli sono zozzi effettivamente, però la religione cristiana, ragazzi, è stata infiltrata dall'inizio con Costantino, no? Imperatore Costantino. Ecco, c'è una citazione qua che dice, no? Distruzione è il primo step per un processo creativo. Questo è sinonimo del loro motto, che è ordo ab cao, cioè ordine dal caos. Il caos lo creano questi clown qua. Sentiamo un altro passaggio del clown. Il simbolo fa esattamente quello che deve fare, perché incute timore in coloro che sanno che chi lo sta usando ha le palle e la voglia e la volontà. Ha talmente palle che mette la maschera. Non c'ha paura, c'ha paura di dire chi è. Stanno tremando, guarda. Pecorella, questi sono duri a parole. Questi non esistono, Pecorella, è lo Stato stesso che li ha creati. Stanno su Telegram, Pecorella. Telegram l'ha creato il sistema, Facebook l'ha creato il sistema, così ci spiano. Sentono quello che diciamo. Perché Facebook così ci fa parlare abbastanza liberamente? Perché vuole capire che cazzo stiamo a fare. Formaggi di capra e formaggi aromatizzati alle erbe.
ricotta salata, burrata, stracciatella, piadine affumicate e taralli. Caciocavallo, insuperabile! È un formaggio pecorino unico. Trovi anche il pane campano cotto a legna. Prodotti tipici campani, 23-342. Che sapori! E anche salumi vari, ricercati, prosciutto doc e trecce, trecette, caciocavallo di bufala.